Beh, credo che quando esposto stasera dal consigliere Zanovin abbia enormemente contribuito al dibattito e a smontare quello che va bilancio su un decreto di numeri, credo che abbia messo in evidenza l'essenza e l'efficacia che può avere un bilancio in un'amministrazione comunale. E queste variazioni che vengono approvate questa sera dal Consiglio Comunale in un bilancio di previsione di 2013 che si prospetta essere lacrime e sangue, sinceramente deve far riflettere. Abbiamo appreso dai giornali che ci saranno dettagli alla cultura, ci saranno dettagli alla sanità, ci saranno dettagli un po' ovunque. Quindi possiamo dire che si prospettano orizzonti difficili che dobbiamo avere la capacità di affrontare con coraggio. Queste variazioni naturalmente ci raccontano che la strada che dobbiamo intraprendere in futuro dovrà essere una strada in salita. Naturalmente il comune deve scegliere le giuste priorità, e tra le priorità diverse che naturalmente deve farsi carico, a mio avviso, prima di tutto c'è la famiglia, c'è la scuola, c'è il giovane, c'è il futuro degli anziani soli e dei disabili. Naturalmente un invito che faccio all'amministrazione comunale è quello di non sottovalutare certi fenomeni. Uno lo faceva notare benissimo il collega Freschi quando andava ad esporre i 32.000 euro risparmiati sulle refezioni scolastiche. Non credo che questi 32.000 euro risparmiati vengano, o meglio, secondo me, vengono da gente che naturalmente ha perso il lavoro, lavora di meno e quindi preferisce fare rientrare i figli a casa, quindi per una necessità non usufruita. Credo che è un invito, posso permettermi solo di fare un invito a questa amministrazione. Secondo me serve un cambio di passo sul prossimo bilancio, siamo vicini al bilancio di previsione. Da parte nostra credo che non può mancare la collaborazione ad assumersi le nostre responsabilità. Grazie. Grazie consigliere. Bene, passiamo al secondo intervento.